Ciao belli ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Guardate in basso a sinistra. Ecco, in basso a sinistra c'è il nuovo Brawl Pass, appena uscito. Lo andiamo a cliccare, devo fare subito le missioni. E guardate, c'è Pucho Star. Ma noi abbiamo una cassa enorme che ora andiamo ad aprire anche se non troverò nulla. Ragazzi, ho trovato qualcosa nella cassa enorme! Oh! Raga, se è un brawler, se è un brawler, 3, 2, 1, no gadget, mannaggia. L'attacco normale successivo all'attivazione del gadget sudirà i nemici per un secondo e mezzo. Oh, questo però è buono. Raga, c'è la cassa per inaugurare il nuovo Brawl Pass. Mi ha dato un botto di bello. Se mi dava il brawler, spaccavo il telefono. No, scherzo. Allora, vediamo. Intanto possiamo vedere che Colette è alla soglia numero... Aspetta. Alla soglia numero 30. Sì. E la sua nuova skin, che è questa che mi piace, ma neanche troppo, è la 70esima, che come lo scorso arriva fino al 70. Però hanno aggiunto una cosa in più, ovvero il pacchetto di reazioni che l'anno scorso, che i mesi scorsi non c'era nel Brawl Pass normale. Quindi abbiamo una cosa in più nel Brawl Pass. Poi volevo farvi notare che secondo me ci sono un pochettino più gemme a disposizione. Vediamo, 10, poi 20, 40, 50, 60, 70, 90. Sì, raga, ci sono. Ce ne sono 20 in più di gemme. Perfetto, cioè, bellissima come cosa. Il prossimo Brawl Pass lo shopperò insieme a voi. Forse. Questo no, però. E noi abbiamo comunque altre casse, perché a me i gettoni non mi servono se non trovo un brawler. Quindi. Raga, guardate quante casse abbiamo per il Brawl Opening. Raga, attivate la campanellina e mi raccomando iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per non perdervi il Brawl Opening. Mi raccomando. Noi ci vediamo o lunedì o sabato o domenica. Non so quando uscirà questo video, ma è qualcosa di epico che nella prima cassa abbia già trovato qualcosa. Raga, ci becchiamo al prossimo video. Ciao!